è di Cervinara, però vive fuori. Il perché della tua presenza all'autodromo oggi? Beh, sono qui per prepararmi per la gara che ci sarà il 31 maggio qui all'autodromo. E visto che mi devo vendicare, perché alla scorsa gara il ragazzo campano mi ha battuto per una foratura della moto, quindi sono qui per allenarmi e farmi trovare pronto. Tu sulle moto sei un nipote d'arte, perché tuo nonno era? Era Libero Librati, che ha vinto il campionato mondiale nel 57. Mi dà stimoli, perché quando vado a Terni la gente mi dice di portare avanti il nome, è una grande responsabilità. Beh, innanzitutto di non provare queste cose per strada, perché ci si fa male, e l'ho pagato anche le spese con un motorino stupido, e io la moto per strada infatti non ce l'ho. Grazie.